Allora Mario, la casa ci sta ascoltando. Falso! Falso, Mario, sei falso! Mamma mia, ma Mario, ma poi queste frasi fatte sugli animali, ma che libri ti leggi? Ma dove le vedi? Ma che frasi, ma cosa li sciacalli, le iene, il cavallo? Ma posso dirti una cosa? Non stavi alla fattoria, non stavi al Grande Fratello. Ma che reale ti stai guardando? Ma che cosa stai dicendo? Mamma, stonato! Non esiste Mario. Carlotta, ma innanzitutto non ti ho... Hai detto tutti la vetrata e nella vetrata ci sta... No, ho parlato di Tommaso. Tommaso, Stefania, è la verità poi, dai, Tommaso. Ma tu quando mai mi hai visto fare... A parte che quello che usava il tono perentorio con gli altri eri tu con me. Io che tu mi vesti di questa roba del re non t'ho mai... Ma proprio non t'ho calcolato... Cioè, non è vero, perché se io ti fossi stato indifferente... Tanti aggettivi poco carini che hai utilizzato nei miei confronti, magari non ti sarebbero usciti. Ma cosa t'ho detto? No, non è così. Sai qual è il problema? Allora, qua si sta parlando di una metafora che ho utilizzato prendendo magari come spunto il leone con le iene. Poteva essere l'orso con i lupi. Io ti dico iene, sai per quale motivo? Perché tu, Tommaso, preso singolarmente... L'orso con i lupi, cosa c'entra? No, nel senso perché magari... Ma sì, ma Alfonso, c'è sta a fare un delirio alla Piero Angela. Allora, ti dico che Tommaso, preso singolarmente, è una persona che comunque, quando hai anche un diverbio, tende a scappare, perché ha bisogno sempre del conforto degli altri. Le iene fanno questo. Ma tu hai visto un altro reale? Io sono andato... Io